La vicenda del bandito Giuliano è nota a tutti, metterla in scena probabilmente è anche un po' più difficile nella rivisitazione, ma il messaggio che si vuole lanciare con questo spettacolo non è solo uno spettacolo, ma è anche qualche altra cosa. Diciamo, il messaggio è: amiamo la nostra terra come altri uomini l'hanno amata e hanno creduto fortemente in valori di patria, di patriottismo, di sentire la Sicilia come vera patria, a prescindere dal fatto che siamo italiani, ma prima di essere italiani dobbiamo ricordare che siamo siciliani. Ecco, parlare di questo spettacolo, dicevamo, ecco, ma la Sicilia è stata sempre succube in certe situazioni. Anche il bandito Giuliano alla fine è un succube, anche se ha commesso degli errori che lo hanno portato a delle situazioni. Come abbiamo visto, comunque il siciliano è succube dei siciliani. In realtà allora i siciliani sono ribellati, c'è la storia, cioè io stesso ero ignorante, lo ammetto, studiavo a scuola appunto l'idea di questo siciliano comunque succube sempre di altri. In realtà il siciliano ha avuto tanti momenti, basta ricordare le Vespri siciliane che forse sono quelli, ma nel 1848 ad esempio, nel gennaio, diede inizio a quelle rivoluzioni che poi si sono estese in tutta l'Italia, ma i primi furono proprio i siciliani a ribellarsi e mandarono, cioè riuscirono a cacciare via i Borboni, a ripristinare il Parlamento siciliano per ben un anno. Poi giustamente quelli avevano un esercito di una certa importanza e quindi con il bombardamento, Ferdinando poi viene chiamato re bomba proprio per questo, ma i siciliani in fondo hanno sempre combattuto. Poi ci sono stati altri siciliani che magari in un certo periodo, come per l'Unità d'Italia, si sono uniti a Garibaldi e Mille, quindi al discorso dei Savoia, alcuni perché pensavano di ottenere le terre, altri perché pensavano di ottenere l'indipendenza in uno stato confederato, stati confederati, mentre poi quando si sono accorti della fregatura ci sono stati i briganti, sono state le ribellioni, e purtroppo il primo siciliano che è stato contro i siciliani ad esempio è Francesco Crispi, che quando contro i fasci siciliani mette stato d'assedio alla Sicilia, quando i fasci siciliani erano diciamo delle organizzazioni come il sindacato di adesso. Quindi in una battuta, positività in questo messaggio? Beh sì, positività, perché siciliani, orgoglio siciliano.